Sindaco, oggi si celebra la prima unione civile tra due persone dello stesso sesso a Gela. È un momento storico per questo paese. È cambiato qualcosa? No, non è cambiato nulla. Diciamo che si dà la possibilità di rendere ufficiale un qualcosa che in realtà era già presente. Questo grazie a una legge dello Stato che consente di riconoscere diritti e doveri anche a persone dello stesso sesso che decidono di vivere insieme. Il fatto che viene formalizzato un'unione non vuol dire che a Gela non ci fossero già delle unioni di fatto, ma che però soffrivano di alcune lacune dovute proprio a un problema di leggi che facevano una disparità tra le persone dello stesso sesso e persone di sesso diverso. Quindi un'opportunità data dalla legge. Però Gela devo dire che in realtà ha sempre mostrato una grande veduta, una grande apertura ed è meno bigotta di quello che si può sembrare, dove praticamente la persona è l'elemento fondamentale e il sesso o il modo di vivere in realtà sono delle parti collaterali che molte volte vanno in secondo piano. Ricordiamo che questo riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico riguarda soprattutto alcuni diritti fondamentali, quali ad esempio l'assistenza sanitaria che prima era assolutamente vietata eventualmente dai parenti. Molte volte nel male la legge non consentiva di poter intervenire andando a limitare quello che invece era una scelta consapevole che magari era stata condivisa per anni. Però non è questo l'elemento importante che vorrei sottolineare. Quello che vorrei sottolineare è che di fatto è una formalizzazione di un qualcosa che già era in atto ed è l'apertura al mondo di poter comunicare quello che realmente uno vuole essere. Non si è più delle coppie di serie B, non si è più persone come era qualche anno fa che magari bisognava nascondersi, ma adesso tranquillamente si può ufficialmente decidere di vivere insieme. Ci sono state, Sindaco, altre richieste? Sì, fra 4 settimane ci sarà un altro matrimonio tra persone dello stesso sesso che hanno deciso pure loro di unirsi e di formare un nucleo familiare. Quindi Gela si vede che era pronta già da prima. È una scelta individuale che rientra nella sfera personale e che è giusto che mantenga questi limiti.